per tutto il giorno. Ci ha lasciato tante cose belle, però ha lasciato degli esempi formidabili, no? La sua intelligenza, la sua fermezza, la sua riflessione, la sua saggezza. Ci ha lasciato un libro fantastico, questo libro che lui ha presentato 8 giorni fa nel Palazzo d'Onore del CONI e che dice tutto della sua vita. Quindi, anche se si è spento questo faro, come ho detto prima, si è accesa un'altra luce, quella dell'esempio. Maniera, direi, quello che tutti noi vorremmo essere, cioè vorrei un uomo dritto, nell'uomo che lui amava e pensava le cose giuste, uno che amava tantissimo la famiglia, ma che per tanto quanto era bravo, era un carattere che voleva sempre andare avanti, perché in fondo io lo ricordo da corridore, perché lo seguivo alla radio, l'ho conosciuto, poi ho cominciato a conoscerlo, cioè alla fine tante volte mi veniva da ridere, perché dice: sai, sono andato in banca a fare un mutuo, avevo 80 anni e non volevo andare i soldi. Ma io gli ho detto: scusi, ma lei pensa che io muoia prima dei 90? Ci scommettiamo. E il banchiere è stato costretto a dargli i soldi e fare il mutuo dei 90, che lui è estinto perché è morto oggi, che erano 91 anni passati, quasi 92.